Buongiorno, buon sabato di Pasqua Marco, ciao, come stai? Ciao Simone, buongiorno. Un po' rallentato, ma bene, dai. Iniziano ad esserci le feste di aprile, lunedì di Pasqua, poi c'è il 25 aprile, 1º maggio, io sarò via, vado in Toscana, poi devo dirlo a tutti quelli che alleno, lo scoprono adesso, gli scrivo beh, insomma, nel lungo ponte 22 aprile, 1º maggio, insomma, mi prendo qualche giorno, però le nostre trasmissioni andranno in onda lo stesso perché, insomma, le prepariamo. E reduci, lo possiamo dire, dall'altra sera in cui abbiamo intervistato Ilia Sawani, che vedrete, recordman italiano della maratona, che vedrete mercoledì. Che campione. Sì, una super intervista, ragazzi, io non lo sapevo, cioè lui, oltre ad avere il record italiano della maratona, 2:07:16, battuto 3 secondi quello precedente, che aveva battuto i 3 secondi quello di Baldini. Questo ragazzi è ingegnere, ha studiato negli Stati Uniti, è un Veramente, ragazzo. è veramente il figlio del mondo, no? Dell'Italia che viaggia, che studia. Poi studia grazie alle sue capacità, no? Perché lui ha ricevuto una borsa di studio per, insomma, capacità atletiche e le ha riconosciute anche sui libri, perché l'ingegnere civile, insomma, non è proprio. Magistrale, cioè l'equivalente alla nostra magistrale, quindi la specialistica. E poi dopo parliamo di altro, però giusto per anticipare, seguitela la puntata di mercoledì 12 sera con Ilias, perché poi ci ha parlato dei suoi allenamenti. Non capita quasi mai che un atleta ti racconti l'ultimo lunghissimo, e ne sa a pacchi anche di quello, si vede. Ma è buono che un atleta debba, io lo dico sempre, consapevoli e felici, la consapevolezza di quello che fai è fondamentale. Marco, colazione del sabato prima di Pasqua, del giorno prima, bisogna mangiare poco. Io Oh. si intravede qui mia mamma, purtroppo ha imparato a fare i panettoni e anche le colombe. Questa l'ha fatta mia mamma, guarda. Ed è chiusa. E rimane chiusa. No, tanto le mangia mia moglie. Io l'assaggerò domenica. Guarda Simone, questa cosa dei prodotti artigianali fatti in casa è diventata una sana abitudine per molte famiglie, perché sì, abbiamo mangiato tante colombe industriali, no? Tanti panettoni industriali. Negli ultimi anni i prodotti artigianali, insomma, premiano la qualità e il fatto che se ne mangi una fetta in più, tutto sommato, va bene lo stesso. E sono dei prodotti fantastici, ma anche le pasticcerie, quelle di zona, creano veramente delle cose che Io non avevo invece mai conosciuto, quindi meglio così. io qui ho la mia migliore amica, la centrifuga per l'insalata, ma quella sto mangiando in sti giorni. Senti, oggi a coda della puntata rimanete perché abbiamo un'intervista a due ragazzi che hanno due podcast sulla corsa, Giuseppe Del Gaudio che è Runner's Tales e Lorenzo Maggiani da 0 a 42, magari già lo conoscete, quindi ci piace anche invitare giovani che parlano di corsa, più giovani di noi, perché anche noi siamo giovani, Molto. che parlano di corsa. Però prima parliamo sempre del fatto della settimana, che non è un bel fatto stavolta. Se purtroppo un runner è riuscito a correre e non è ritornato ed è stato trovato nel bosco e i medici dicono che ci sono tracce di aggressione di un grosso animale selvatico che probabilmente sembra essere l'orso. Adesso non mi ricordo quale, ma era un orso che aveva già attaccato l'uomo. Ricordiamo che solitamente gli orsi hanno paura degli uomini, cioè scappano e si attaccano. È perché o ci sono i cuccioli, quindi pensano che sia cioè, insomma, un atto difensivo, e poi sono animali, quindi adesso non sto giustificando nessuno e accusando nessuno, ci mancherebbe, nessuno saprà com'è andata. Grosso saluto, abbraccio e condoglianze alla famiglia, però è un tema magari non così di pericolosità quando siamo a correre. A me è capitato di essere stato attaccato, inseguito da cani, sia a piedi che in bici era più facile, ma a È la piedi paura insomma. più grande che abbiamo, no? Quando corri, specie in zone che non conosci, non tanto in città, ma quando vai in vacanza in località meno frequentate abitualmente, la paura del cane randagio è quella, perché lui difende il territorio. Sei tu che vai nella sua zona di competenza, diciamo così, e la paura peggiore è incontrare davanti una muta di cani. È successo, succederà sempre, bisogna fare attenzione.
E vabbè, da cittadino posso dire che la paura più grande che c'è qui sono le macchine, mi spiace, ma non so, gli animali. E sono pure più pericolose. Al codice della strada, correre sempre contro mano, è una zona illuminata, essere illuminati, nel senso usare prodotti d'abbigliamento catarifrangenti, ce ne sono tanti, sceglieteli bene, e non correte scuri, anche se pensate che possa far dimagrire, ma l'importante è farsi vedere pure bene, perché altrimenti qua... Chi sta in macchina non pensa assolutamente a chi c'è in strada, quindi viviamo anche un po' perché isolato. Non volevo sicuramente dire che gli animali sono pericolosi, perché adesso scattano subito gli amanti, gli animali. No, assolutamente. È chiaro che poi l'animale, tu hai detto bene, selvaggio, comunque cane a stretto brado, a me è capitato, ma a me è capitato anche di saltare, di evitare alcune strade attorno a casa mia in un certo periodo. Io una volta sono stato un po' aggredito da un cane lupo che era scappato di casa. Quando è poi arrivato l'amico di un padrone che ha frenato in macchina, lo stavano cercando, la prima domanda che mi ha fatto è: ti ha morso? Quindi ho pensato, beh, se mi ha fatto questa domanda vuol dire che non è passato 5 minuti poco simpatici, perché mi puntava la testa. Io vabbè, ma anche altre volte in Sardegna sono stato mezzo inseguito da delle capre. Vabbè, che io pensavo, io pensavo fossero tranquilli. Allora, io stavo correndo nel sud della Sardegna, sto promontorio, c'erano le capre, che loro sono delle gran scalatrici, no? Su questa parete verticale che, sul mare, che camminavano. Io sono rimasto proprio estasiato, avevo il telefono, le ho anche riprese. Poi ho visto che mi guardavano, si avvicinavano, a un certo punto ho iniziato a correre, ho detto, oddio, male, cos'è, le capre? Buone, ma non è che i cani, il cane pastore, lo sai che il cane pastore è? No, erano capre. Si confonde con le capre, no? Non è che... No, erano capre allo stato brado, gli avevano le corna. E io sono rimasto nel dubbio, ho detto, vado via. Non ho idea, ho detto, ma le capre saranno aggressive, non pensavo di no io, però forse... Meglio andare. Comunque bisogna stare attenti alle macchine, in primis, come dici tu, e eventualmente se correte in posti sconosciuti, insomma, un occhio anche agli incontri che si possono fare. Beh, adesso a Roma i cinghiali li incontrate spesso, quindi... Ma anche loro hanno paura, attaccano solo se si sentono aggrediti gli animali, quindi c'è un parco intorno a casa che è stato spesso zona di frequentazione dei cinghiali, ci corriamo e bisogna fare attenzione, se c'hanno spesso, se c'è una cucciolata. Giù da noi continuano ad esserci sempre più, verso l'inverno, degli avvistamenti di lupi, ma anche nella pineta del mare, a Marina, eccetera, li hanno visti, anche perché poi nella pineta, ad esempio, Travenna Cervia si sta riempiendo, è pieno di daini, mi sembra, se non voglio sbagliare, quindi poi dopo arriva anche il predatore, dopo un po', però anche i lupi non fanno niente all'uomo, a meno che non si siano aggrediti. Beh, insomma, scriveteci i vostri eventuali, anche simpatici, incontri con animali indesiderati o cose semi pericolose, facciamoci anche due risate, sdrammatizziamo il discorso, scrivetecelo nei commenti. Marco, io auguro buona Pasqua a tutti e lancio buona Pasqua a te, e lanciamo l'intervista, dura pochi minuti, guardatela, con i due ragazzi che vi dicevamo prima. Cosa dici, Marco? Assolutamente sì, buona Pasqua a tutti ragazzi, ci rivediamo la settimana prossima e buone corse. Ricordiamo però che domani Pasqua ci sarà lo speciale, il best of delle prime 8 puntate di Storie di Rane 451, dove in 25 minuti vi rivedete dei pezzi di Marco Olmo, Massimiliano Rosolino, Elena Casiraghi, Alice Mangione, Loris Cappanna, Roberta Mirata e Lorena Brosanetto. Me li sono ricordati tutti. Va bene, guardate l'intervista, buona Pasqua, ciao! Ciao, ciao ciao! Ecco, come promesso ci hanno raggiunto Giuseppe e Lorenzo. Avete preso il caffè? Sì, già fatto. Ciao ragazzi, come vedi siamo in cucina. Buongiorno e grazie dell'invito. Grazie mille. Grazie a voi per essere qua. Marco, due giovani, più giovani di noi. è così, ma è bello anche questo, insomma, no? Allora, come abbiamo detto mentre io e Marco sorseggiavamo il caffè, mangiavamo yogurt e cotillon, no, quelli non si mangiano, abbiamo questi due ragazzi ospiti che hanno due podcast sulla corsa molto molto interessanti, e quindi andiamo in ordine alfabetico, partiamo da Giuseppe. Se in un minuto ci racconti il tuo progetto, così per
per i pochi che non lo conoscono, magari possono imparare a conoscerlo. Ciao, piacere, sono Giuseppe, da ormai quasi 3 anni racconto storie di runner sul mio profilo RunnerStays, che è un profilo Instagram, è un blog runnerstays.it ed è anche un podcast, come dicevi, basta cercare RunnerStays sulle principali piattaforme. Il mio motto è quello appunto di che ogni runner ha una storia che merita di essere raccontata, quindi cerco di farlo senza diciamo discriminazioni, quindi da chi corre 5-10 km, chi corre l'ultimo maratone, uomini, donne di qualsiasi età, e cerco appunto di far vedere come i runner comuni vivono la corsa, diciamo questo qua è lo scopo del mio progetto, e cerco appunto di farlo principalmente su Instagram, poi il podcast mi dà supporto per quanto riguarda le dirette con le persone, che è una cosa che ultimamente mi piace tantissimo fare. Sì, che poi chi ti segue su Instagram vede che nelle storie condividi un sacco di storie degli altri runner, anche solo che su che cosa corrono il weekend, insomma un profilo molto interattivo che funziona. Invece sì, Lorenzo... L'ho sempre pensato come un profilo non mio ma di tutti, cioè io alla fine ci metto un attimo la faccia, ma poi in realtà è più o meno di tutti. Infatti condivido anche i vostri podcast, in generale cerco sempre di condividere quante più cose possibili sulla corsa che trovo. Perfetto, grazie mille. Lorenzo? Io invece sono più autoreferenziale rispetto a Giuseppe, nel senso che il mio podcast è nato quasi per un'esigenza personale di imparare a parlare meglio, esporre meglio le cose, perché io di lavoro non mi occupo di corsa. Però essendo una passione ho detto di cosa posso parlare al pubblico di running, e quindi a fine 2019 ho lanciato questo podcast, da prima solo formato audio, adesso anche se in modo casereccio anche su YouTube, che si chiama Da 0 a 42, perché all'epoca raccontavo delle mie esperienze personali in avvicinamento a correre la maratona, comunque di un runner che è partito dal nulla e voleva correre la maratona. Poi nel frattempo la cosa mi è sfuggita di mano, ho corso anche delle ultra, ma lasciamo perdere, insomma, non è più Da 0 a 42 teoricamente. E niente, questo è fondamentalmente il progetto, penso di essere stato super sintetico. Lo trovate ovviamente su tutte le piattaforme streaming, audio e quant'altro, e come dicevo anche su YouTube, perché quando faccio le interviste ci sono anche le nostre facce da vedere per i coraggiosi. Simone, Lorenzo, con quanta... Ah no, scusa, faccio una domanda solo al volo, Marco. Con quanta frequenza pubblichi le puntate sul tuo podcast? 2 puntate a settimana, martedì e venerdì, poi d'estate, che casa mia è difficile registrare perché è molto caldo e dovendo staccare tutti i condizionatori e quant'altro, faccio 1 puntata a settimana in estate, però la cadenza standard è 2 puntate a settimana. La puntata sudata, Marco, dicevi, scusa? Sì, no, sono giovani e corrono relativamente da poco, insomma, però credo che la tecnologia sia stata sempre un compagno, no? Nelle vostre incursioni sportive, quindi penso tutto questo vi ha aiutato nella corsa, è diventato uno strumento indispensabile, o riuscite ogni tanto a staccare, a scollegarvi e non pensare a chi c'è dall'altra parte? Vado io. Vai, vai. Diciamo che se parli di tecnologia a livello di orologi, fasce, eccetera, penso che io e Lorenzo siamo abbastanza fissati, arrivando entrambi dal mondo del basket, dove le statistiche la fanno da padrona, quindi da quel punto di vista siamo molto, molto attenti ai dettagli e ai numeri. Se invece parlando un pochino più invece del progetto in sé, della community anche che si è creata in questi anni, effettivamente è un doppio stimolo, ovvero uno stimolo reciproco, perché il profilo Instagram mi aiuta poi anche a avere anche un pochino più di motivazione della corsa, ovviamente sono ispirato, o comunque magari anche solo dicendo devo fare quella mezza, prendi un pochino l'impegno con chi ti segue, che poi conta giusto, però no, ti dà un po' di motivazione anche a te, e dall'altra parte ovviamente correndo, imparando e facendo, riporti anche sul profilo o comunque sul progetto. Certo. Sì, sono d'accordissimo. Siamo dei nerd dei numeri, io e Giuseppe, e quelli ci aiutano. Fare trail devo dire che mi ha un po' slegato, per fortuna, perché alla fine è anche un piacere correre, dal guardare per forza il passo al chilometro, il cronometro, eccetera eccetera, però l'indole da questo punto di vista c'è sempre, c'è poco da fare. E anch'io come lui, quando dico in una puntata ok, il prossimo obiettivo sarà la gara X, poi cavolo,
ti tocca farla bene quella gara inconsciamente, perché è come aver preso un impegno nei confronti degli altri, anche se in verità poi, per carità, nessuno ti viene a controllare, però moralmente sei più motivato. No, lo credi tu che nessuno ti viene a controllare, occhio. È pieno, ma non avevi detto che... Sai quanta gente incontro? Ma non avevi detto che facevi... No, anzi, no. Devo dire, per fortuna mi capita più... Lo sapevo perché avevi detto che saresti stato qua. Però, occhio che... ascoltate, proprio lì. Per chiudere. A proposito di quello che preparate o non preparate, in 10 secondi, i vostri prossimi obiettivi di corsa? Ho la Tuscany Crossing, che sono 54 km e 1600 e qualcosa di dislivello, tra un mese. Un po' meno, 4 settimane più o meno. Io invece sono tornato su strada dopo il campo di Fiori Trail, farò la mezza Le Coran Varese e la Placenza Half Marathon a Piacenza, a distanza di 3 settimane. Ah, un ottimo periodo, 3 settimane. Complimenti per la Tuscany, che insomma è impegnativa. Allora, invitiamo tutti quelli che ci seguono ad andare ad ascoltare i vostri podcast, seguire i vostri profili. Ragazzi, ci vediamo per un prossimo caffè insieme, va bene? Quando volete. Grazie. Buona giornata, volentierissimo, ragazzi. Volentierissimo. Grazie mille, ciao, buona giornata a voi. Ciao. Ciao, ciao.